Mettiamola così, un pareggio che accontenta tutte e due le formazioni, vedendo le azioni salienti di questo servizio, un punto che fa felice Cattolica che compie un altro passo verso la promozione, un punto che fa felice la Stella che ne compie un altro per la salvezza. Seguiti da un nutrito numero di supporters, il Cattolica non esprime la sua gara migliore di stagione, il campo della Stella, tenuto a lucido come giusto che sia dato che è un sintetico, è avverso per tutte le compagini di questo girone e anche la capolista saggia tale palcoscenico. Anche se i giallorossi partono col piede giusto, traversione dalla destra per l'incornata di Delia, che manda alto. La Stella risponde con un'azione manovrata che si conclude con questo colpo di testa di De Martino che termina tra i guantoni di Andreani. Riccardi reca qualche brivido qualche attimo dopo questo tiro cross senza fortuna avvenuto dalla distanza. Da rimessa laterale nasce invece l'ultima azione saliente di questo primo tempo con un traversone al centro sul quale Casolla è abile difensore sventando così un pericolo maggiore. A inizio ripresa, il Cattolica si rende subito pericoloso, ma Brighi non riesce a sfruttare un rigore in movimento, alzando la mira. La partita non reca occasioni limpide, la Stella si spinge in fase offensiva con Greco, il suo cross crea qualche grattacapo alla difesa ospite, che allontana in qualche modo. Sul versante opposto, dall'angolo, il Cattolica scalda i guantoni a Temerolli, che blocca questo colpo di testa innocuo. Mentre sul fine di gara, Gaido, lanciato in profondità, non inquadra il bersaglio. L'ultima occasione è per Bomber Pasolini, ma il centravanti in girata spedisce alto. 0-0 in un pomeriggio dove si è visto poco spettacolo, ma due squadre, col minimo sforzo, hanno provato a superarsi, dandosi così la buona Pasqua in anticipo.